Buongiorno, care amiche, clienti di Doppio Taglio. Allora, la situazione è questa, visto che mi state chiamando tutti per prendere gli appuntamenti e io vi ringrazio immensamente per questo, però c'è un problema di base. Allora, io ho ordinato tutto il materiale che ci impongono di usare, materiale monouso, quindi asciugamani, mantelline, kimoni, sanificatori, bustine, taglierine per imbustare tutto, eccetera. Allora, io ho ordinato tutto questo 3 settimane fa. A tutt'oggi non mi è arrivato nulla. Cioè, il monouso non mi è arrivato e si fa anche fatica a trovarlo perché, per esempio, per le mantelline ci siamo dovuti organizzare con mantelline di plastica monouso. Guanti, neanche l'esistenza, però qualcosa avevo e ho, grazie a mio marito, qualcosa che gli era avanzato. Mascherine, non ne parliamo. Tutta la roba per sanificare le spazzole, eccetera, anche quelle le ho ordinate. La settimana scorsa arriva il pacco. Cosa mancava? Tutta la roba per sanificare. Quindi siamo a punto di partenza. Qui si ventila il fatto che potrebbero aprire il 18. Allora, a parte che secondo me è impossibile perché devono vedere appunto il contagio e queste cose qui e quant'altro. E poi hanno detto che apriranno piano piano le regioni meno colpite. La Lombardia, ovviamente, voi sapete che è colpita. Quindi, in ogni caso, io non mi sento di dare né una data e nulla. Quando ci sarà qualcosa di ufficiale, io sicuramente avviso tutti, anche perché in queste condizioni che lo Stato e i nostri ministri ci vogliono far riaprire, cioè non è che ci possono mandare in guerra senza le armi. Di conseguenza, io prima di pensare alla salute dei miei clienti, penso alla mia. Già non abbiamo la distanza di sicurezza, però ci organizziamo, mascherine, eccetera, ma poi per il resto loro ci impongono delle cose che non ci sono in commercio, non si trovano e se loro entrano a fare un controllo sono 3.000 euro più il penale. Quindi, sinceramente, dopo essere stata chiusa tutti questi mesi e non voglio aggiungere altro, non ho ricevuto neanche le 600 euro. Comunque, fa niente, però. Oltre che non ho lavorato, devo aprire e prendere 3.000 euro di multa o più, anche no. Quindi niente, questo era solo un video per spiegarvi la situazione che purtroppo non posso dare una data, purtroppo non posso prendere appuntamenti. Quando sarà tutto ufficiale, che comunque lo vedrete anche voi, però ve lo farò sapere, si incomincerà a partire. Nel frattempo vi auguro un buon pomeriggio e vi mando un abbraccio. Grazie a tutte le mie clienti. Ragazze, Doppio Taglio è forte.